I AM E teacher, Ein neues Haus. Cari amici di Telegard, appassionati di dialetto, vi dico subito che non sto iniziando una nuova rubrica linguistica. Non ho abbandonato il dialetto alto-gardesano per abbracciare corsi di inglese e di tedesco. Semplicemente eh, mi piace farvi notare queste scritte. Anglofona la prima e germanofona la seconda per farvi notare che frequentemente quando si affronta lo studio delle lingue straniere e in particolar modo del dialetto, quasi sempre la parte fonetica, quindi il suono delle parole, delle vocali, delle consonanti, non corrispondono alla parte grafica. Perché? Adesso vi faccio vedere. Io ho scritto I, am e teacher, cioè come si pronuncia questa frase. In realtà, in realtà, bisogna scrivere in questo modo, pensate un po'. I diventa I, M diventa AM, E, pensate un po', diventa A, e teacher, pensate un po', guardate che complicato, teacer, anzi, teacer, quindi vedete, questa è la scritta e questa è la relativa pronuncia. Ma guardiamo adesso il tedesco. Ein Neues Haus diventa ein Neues Haus, addirittura prende l'H iniziale. Questo appunto per ribadire... Che quando si affronta lo studio di una qualsiasi lingua quindi compreso il dialetto è importante prestare attenzione alla fonetica e quindi alla relativa grafica che non sempre corrisponde bene fatta questa introduzione quindi naturalmente risaluto voi tutti cari amici telegarda appassionati di dialetto spero sempre di trovarvi in ottima salute sempre interessati naturalmente Penna e solito guadernetto per gli appunti. Oggi ho un ospite graditissimo ma per me, ma so che anche per voi, è la mia collaboratrice, chiamo 5 Stelle, che è la Bice Carmellini eh, Failo che si firma Fabi. Ed eccola qua. Ciao Bice, ben ritrovata. Eh. Sì, ho detto 5 Stelle, in realtà Gengiro le Ciacere. Che ti ha dato stelle, stelle, sei diventata due. collaboratrice 7 stelle. Da due. Perché bastava mezza, eh? No, ma i dischi te si adesso sette 7 stelle, per cui te ne costerai anche una cifra dove in avanti. Eh? No, no, no. Adesso, insomma, riusciremo a pagarti... Insomma... No, Vago a peso oro. peso stelle. Vabbè, adesso. peso stelle. Va ecco, perché Gavinchila la bice? Gavinchila eh. la bice, ecco, se adesso il nostro regista inquadra, eh, vedrete eh. delle patate. Ecco, tanto per stare in, terma, in tema di tedesco, le kartoffeln, ecco, mia mamma quando è stata eh, profuga in Moravia okay. durante la prima guerra mondiale, che era lì le patate, che c'erano le brambore. Ecco, mi ricordo questo ricordo, mi ricordo questo ricordo di mia mamma. Le Vera, brambore. ricordi. Perché avevano le patate? Naturalmente, Bice, adesso mi conto. Parlando di patate? patate. Perché parlando di patate? Di qualche anno fa però. È passato qualche anno, eh? È passato qualche anno. <ride> <Che> sono melevo patate. <ride> patate. Quando te sono patate? Quando te eri putevo. Matelota. matelota. Voi dicevi matelota. Ah, super, ecco perché la bice ribadente. È te eri eri baselga del Bondon. Del Bondon. E quindi il dialetto è un po' diverso. Anzi, eh, sì, sbagliato. Ripeto che la bice la vei for. sbagliata. La vei una fu... famiglia di poetesse. Ah, si, sì, poi. La Carmela. Si, oh, si, sì, eh, sì, 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 sì. La Carmela, po che l'ha scritta tantissimo. Bella, po che l'ha cugino 97 anni fa. E la, la continua, e la continua a scrivere. No, scrive più, no, Ma comunque, no, insomma, no. la sempre passione. Se che parli mm -hmm. del dialetto, sì, eh, la, poesie, giugiole, la parte ancora. La parte poesie, ancora. Esatto. Allora, Bice perché parlando di patate, cos'è che te ne conti? Dai, dimmi qualcosa. Allora, io ho già detto che sono nata contadina, no? Di patate, e me ne intendo. Me ne intendo. <ride> Secondo adesso a questo mondo parla sempre di crisi, di economia, che bisogna risparmiare. E purtroppo che è anche di fame, si anche che butta via tutto, tutto è ancora. Allora, mio, mio papà, ogni tanto, che diceva: bisogna fare economia, la terra la va coltivata, mai la sali il terreno abbandonato. Perché sgrebe. sgrebeni? Più del terreno di pelle. Un bel diceva, termine di oh, Voleva dire incolto, incolto. non ma serve a niente: Spine spine tutte le cose. Esatto, ti eh, teneva la campagna, mm. ti bene. Bene, come questa sta, cosa. Eh. Allora, gesta, dopo la guerra, non so se è stato nel 46-48, non ricordo la data precisa. Luca venne a mente di provare a seminare le patate dopo le stoppie. Le stoppie nel terreno. Che rimane quando sta a tagliare il frumento. Il formento. Si vede tutto il segno delle spighe. Sì, sì, che sai tagliare le stoppie, che le è quel che stoppie. resta. Eh, le eh? stoppie. Eh. Esatto. E voi dicevi stoppie. stoppie. Esatto. Le stoppie. Comunque stoppie per Appena tagliato il frumento Esatto. Se someneva. Le patate le va seminate in primavera. Oh, brava! E il frumento è in estate. Per giorno, se può seminare le patate. Ma nulla che... di più. Proven. Ha il campo col frumento aveva va in provà, Insomma. Eh. Le aziende del paese ridevano, dicevano, ah, i file, i volfardoni raccolti, i donanti, sì, sì, che roba, venne a vedere in De belle. Mm. Fatto sta che forse la stagione favorevole, non so cosa, ma le patate le avevano seminate e le avevano raccolte, le avevano raccolte prima dei santi. Tante Beh. e belle, però le avevano di Tante fredde. e belle, prima dei santi, le era freddo. Vuol dire che le erano bellissime, sane e grosse, però... Quella stonda del grosso le sta un problema sotto. Perché come dici, le belle grosse, le arriva bene. Invece no. Come noi, logicamente, le, le semineve per venderle anche. Certo. La patata esageratamente grossa non è commerciabile. Ma pensa un po' che non le va bene. alla media. Infatti veniva i sensari famosi a vedere che ne avevano tante patate. E le stai esterni, le devi che lì. Allora, quelle piccoline, tipo lì che ne è una piccola, le erda a scartare. Le ne va a finire mm. nell'albi. Che è l'albi? Cos'è l'albi? Cos è do che smania i possedi. Esatto. Ciruganti. Ecco, l'era le scarto. E anche a massa grossa non le ne va bene, di mezza misura. Allora a mi me papà che sta un po' male, di che così sa. Cosa ha fatto? L'ha messa nei sacchi? Ecco, aspetta, aiuta. la sorpresa è sentita. Immaginate cosa al pollo aveva fatto. A esso tutti penserà che al pollo aveva buttato le zo che non era le discariche, ma è la buttata so per questi sarebbe lì. Assolutamente, assolutamente no. no. E <ride> dove è queste patate che non si riusciva a vendere <ride> perché, <ride> perché era o massa piccola o massa o grossa. Massa grossa. La e la sacade, nei sacchetti. L'ha messa sul carro col carro fino Bello. a Trento Col bo. Col bo. bo. Allora non era la cosa. E l'ha messa a Trento, E chi ah, che ha ancora sorpresa? È Elena, la sorpresa? Cosa è la L'ha nel ferro. E dai frati che oh. su sulle lastre. Dai frati. E si è presentato questo carpè di patate. Mm. Beh, esatto. Quando il padre il portinaio guardiano, l'ha vista queste patate e l'ha detto: Maria, che roba, quanta grazia di Dio, perché qua arriva sempre i scarti, gli scarti e in si deve tagliare le bestie. Ma, ti pensa un po'. Ma queste va che belle, comode da pelare, perché se le è grossa la patata, eh beh, certo eh, 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 eh. Il papà se la rideva sotto i baffi, però la dà, visco Vesco il latte che mi rideva fuori? Questo che almeno è contento. Quindi ave, ave, il papà la contenta i frai. E le stacca, I i cappuccini su delle lastre. Sulle lastre. E le venne a casa contente, felice. Ah, eh, tu Non so se dopo qualche giorno la gente. ah brava a seminarle dopo le storie, questo non lo presente. Quindi allora no, avevo capito cosa è Di solito le patate le seminano so, so in primavera. La vera, la vera, e invece il suo papà che se ci Fai Arturo, l'Arturo. L'Arturo, Arturo, 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 l'Arturo, eh? La pensai addirittura di somenarle dopo che la taglia al formento. Provella dice, non si provano uno sguardo. E si ai santi è venuto fuori un raccolto bel, però purtroppo era massa bella, che massa conno, belle, eh. massa massa belle, anche le racconte. Massa bella, massa grossa. E ricordo che il terreno era un po' in pendenza, questo che presente, un po' in pendenza, no? Ma che è fuori le caschive ad un amur, grand mur. Addirittura. Perché le se le otto leva Senti, però, mi pare che quando. Se mi incontrai, te mai di che però tu le patate, non era la tua gran passione? Non mi o delle, la mia mamma diceva quella bici e la terra, le te masse Poteva magari rastrellare le masse ma rastrellarsi magari, rastrellare ma, il femmino. Ma, ma sempre da fastidio la terra, lui dove mi piaceva vendere rastellarsi Ah, ecco, ti piaceva vendere mar, lì, rastrellare il rastrelarsi. Devo cantare, ma a far la bagnina lì ai bagni. <ride> de... eh. <ride> sì, sì, a quella fatta sì, poco, comunque, dai, fare la bagnina la ricordato a quella tarda e femmino. Fiori che esatto, venivano esatto, dalla esatto. città, da Milano esatto, e da altre quasi. parti. E quindi, Guarda. ecco a sto punto, però, le patate, le sei collega un altro ricordo che ne parli nell'altra puntata, però potevo anticiparlo. No? Parlando di patate, cos'è che te è venuto in men Che è un bel di con, Con il padre Aurelio. Sì, le sta, quando il padre Aurelio. Ecco, Ricordati che le è il padre Aurelio. 5 anni si è a in eh. scuola insieme, adesso le è professore in pensione e le arriva. Professore di religion, no? religione? no? Di religione, parla 3-4 lingue. È mm. un bel dia che tal E mi ha detto, senti, go, il padre è eh, fra Silvio Bottes, che è un personaggio. Formoso, il frate artista, delle grazie, E voi fatelo conoscere. Dai, vai, le grazie. E io ho detto, sì, lo senti parlare anche a me, allora se n'avete. Ho capito, ma questo e dopo capiremo anche perché che c'entra le patate con Fra Silvio, Come dice, beh, Fra Silvio, il eh, sì. eh, frate o che prega o che tol le lemosine. Le esatto. Eh, Sarebbe anche l'escultore o che costruisse esatto. statue e compagnia esatto, bella. Esatto, che esatto, c'entrerà esatto. le patate, forse la sculpì qualche, qualche patata di quelle di suo papà belle, no. grosse. No, 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 Non che c'entra. Allora la sorpresa che la dedichiamo ai nostri... Telespettatori, in altra esatto, puntata questa di Fra Silvio Bottas, che sempre così ricco questo bel personaggio. che mi pare che adesso l'è finita a Trent, le e l'è finita nella casa sentì, di. È del riposo, de riposo adesso, non no? so quanti anni che abbiamo, l'ha passato. Eh, ah, anche Natale. Ah, allora, venisco uh -huh. con sulla lavagna con quelle spiegazioni di fonetica, di grafica, partendo dal tedesco, dall'inglese e compagnia bella. Se finite a parlare di Alette con la bici, la collaboratrice diventata a sette stelle, attenzione. Eh, ricordatevi, 7 eh. stelle. potete tirarmi via neanche una. Nonca una. <ride> e passare quelli della guida Miss insomma, quelli insomma, che, che va a dare la pagela ai ristoranti. Basta. E va che era chi dipetta, che dà la pagella anche alla bici. Basta battere. I ha visto qualche puntata e gli ha eh no, queste 5 <ride> stelle, E poche. Stelle. Che andiamo altri due, Bene, grazie, che l'ha fatta. Ecco. <ride> bon. Contate questa chi, storia che la continuerà nella prossima puntata okay. con l'incontro con Frasilvio e con le patate, perché è la sorpresa del c'è le eh patate sì, con Frasilvio. Eh sì, eh sì. Adesso dato che abbiamo parlato di campagna, di coltivazione. Eh? Allora vi propongo il vocabolarietto agricolo. Bene. Ecco, senti Bice se va bene, magari ti hai qualche parola anche a te. Partì con Bail naturalmente la in ordine alfabetico, no? sarebbe sta meglio metterla in ordine dell'elaborazione, de sì, ma comunque dai. E il bail con un bel accento sulla il, è il badile, dopo che il, esatto, i, i, il bo, quel che tirava il carretto a portare le patate su ai frati cappuccini delle laste, e il bo, è il bue, e il carretto, beh, un bel accento sulla e, chiuso, l'è il carretto, andiamo avanti, il fer da segare. Alcuni termini li abbia già incontrati, comunque li ripeto, il fer da segare e la falce per tagliare l'erba per la produzione del fieno. La forca, beh, è un termine che corrisponde praticamente al termine italiano, è la forca, beh, la grassa è massa bella questa cosa, la grassa è l'etame. Che dicevi anche a voi la grassa? Esatto, la sì. grassa. Sì, sì. Con S, se no la grasa. Eh, esatto. Ecco, l'inzol, che uno pensa subito al let, sì. in realtà è il lenzuolo, è quel che serviva per raccogliere un po' di femme, sì. qualche, qualche... Era, era di uta, di solito. Ecco, di era solito di era di sacco di uta. Sì. Quindi l'inzol, ecco, io uso la forma dialettale eh, archese sì. perché se ne m'arriva, e si offende, bisogna dire linzol, così sì. come è nago, quindi il lenzuolo agricolo. Sì. Devo primo e il Manerot, è un bel accento aperto sulla O, vedete accento tonico, è la Scure. Dopo abbiamo il PIC, il piccone. Ecco, qui naturalmente uso la forma della C di Floriani, perché voi sapete che Floriani non mette l'H, secondo Fox invece, è Fox l'amico di questa trasmissione. Importante studioso del dialetto dice che bisognerebbe metterci la H proprio per facilitare la pronuncia dura della C che diventa K, non pitch ma pic. Poi abbiamo il Piof che è l'aratro, Voi che dice anche a voi il Piof, sì, e ecco. Restel, beh, Restel è rastrello, qui non ci, non ci scappiamo. La segale, la sega, ecco il serlat, vedete accento sulla A, che però in alcune parti qua del nostro territorio chiamano focol, Focco. è la roncola, o anche un falcetto. Ecco, sguazzaor o sguazzaort, alcuni mettono la T, però cambia, sguazzaor con la O chiusa, sguazzaort con la O aperta, è l'annaffiatoio. No, vuoi che si chiama a tre cambia Tu naturalmente, eh. a tre eh, è importante. Tenchi arco eh. Somenar e seminare. Fima deslen bem. Vince che ha qualcosa a dire? Fin adesso le parole uguali. Eh. A parte il guazzador, <ride> vanga bella la vanga come forca, le forca quindi ha delle parole che sono le uguali. Esatto. Tagliamo il dialetto. ecco il voltim è un tipo di aratro. Che, che si gira e volta, volta manamana, la tira, ma anche una forma di vomere. Esatto. Che si può esatto. appunto eh, girare a seconda del solco, come si vuol farlo. La sapa con una P è la zappa, e dopo chiudiamo col zerlo che è la gerla, zerlo naturalmente una bella E aperta, è la gerla con la quale si portano si porta fieno, si porta un po' di tutto. Diciamo ciò che il gerlo. il gerlo, voi dite il gerlo, Ger, gerlo. noi disegniamo Ger. il zerlo. Quindi a Baselga con la G, noi con la Z come a DRO eh, usano il GIO, noi dice ZO, eh, cambia un po', basta 5 km, a volte neanche. Cambia tutto, cambia è tutto. possibile. Bene, vedete una puntata veloce, molto agile, grazie alla presenza della bici, questo suo aneddoto che ci ha ricordato cambia. la semina delle patate addirittura alla fine del raccolto del frumento, esatto. che però ha prodotto... Una bella sorpresa, Una bella sorpresa, la però canta. purtroppo l'era massabelle. E <ride> allora dal massabelle non se le vendevano allora che al falso papà la cagava. Cercare che una sul Madonna, donna, ecco. e e dopo, è una bella donna, che la. donna, bella donna, ecco, che una bella donna, ma cattiva. E tanto non sa far niente. <ride> esatto. no, no, allora, no. la non messa nei sacchetti, ecco la portai così. su ai frati che naturalmente stai bei contenti. Eh, no? ha fatto carità. Ecco. E sperete dopo certo. che la fa carità. Certo. Sperete dopo sta certo. sua carità la sia stata ripagata da donna. Ma qualcosa, ma certo della Bene. Quindi con quest'ultimo riassunto veloce dell'aneddoto della bice, naturalmente e il vocabolarietto, bice ti ringrazio... È finito, no. Grazie, è stato un piacere. Ecco, grazie. naturalmente ricordati che dovremmo ritrovarne per parlare delle patate e del Frasilvio boss. Che sarò, che sarò, che sarò... E, e che sarò, che sì. sarò, molto bene. Che sarò. Che sarò. Bene, cari <ride> amici, vedete, siamo arrivati alla fine anche questa volta, vi ringrazio e naturalmente vi ricordo che non è mai troppo tardi. Per imparare il dialetto. Saluti a tutti Sono e arrivederci. arrivederci.